Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Viaggi nei Paraggi. Io sono Laura Calderoni e faccio parte dell'associazione Open City Roma, che molti di voi conosceranno per l'evento annuale che organizziamo che si chiama Open House Roma. E questa sera non sono da sola, ma sono con Francesco Laddaga, che sarà la nostra guida in questo ciclo tour virtuale attraverso i segreti e i misteri della Via Appia. Il tour si chiama Verso Sud, Antico Viaggiare, perché l'idea di questo progetto, Viaggi nei Paraggi, è nata proprio durante il lockdown, con l'idea di rimparare a viaggiare in luoghi lontani, pur stando nella nostra bellissima città. Dovevamo andare fisicamente a fare questo ciclo tour. Purtroppo però è anche un'occasione diversa, non è stato possibile, però ci siamo inventati una modalità, per raccontare l'esperienza diciamo, di attraversare l'Appia con la bicicletta e quindi questo tour sarà, organizzato attraverso delle immagini e dei filmati perché diciamo, siamo andati noi fisicamente, a fare il tour e Francesco ve lo racconterà appunto pedalando. Ora passo la parola a Francesco che ci introduce la via Appia e ci conduce fino al suo percorso. Grazie Laura, buonasera a tutti. Sì, diciamo che avevamo immaginato una cosa un po' più sicuramente piacevole della mia faccia e dei nostri video, quindi l'idea di farci una passeggiata sull'Appia appunto in bicicletta e comunque potendo osservare dal vivo quello di cui volevamo parlare, ma insomma cercheremo di ovviare godendoci magari un po' di comodità. In più, e appunto con i video, con le immagini che abbiamo preparato, speriamo comunque che sia una passeggiata piacevole. Allora, diciamo, l'idea abbiamo pensato di passeggiare lungo l'Appia dalle mura, quindi da Porta, da quella che era proprio Porta Appia, ed arrivare fino alla Villa di Quintili, quindi farci questo primo tratto fuori dalla città. Che arrivava fino a quella che era la più grande, la più lussuosa, villa del suburbio. Allora, iniziamo con il primo filmato, che è insomma, una ripresa di un pannello che ci fa vedere appunto la via Appia che attraversa il parco, dell'Appia, che in realtà, sono due parchi, perché, dobbiamo sempre ricordarci quando parliamo di questo tratto, di via Appia Antica, che arriva anche oltre il comune di Roma. Che appunto parliamo di due parchi, il Parco Regionale dell'Appia Antica, che ha competenze, diciamo, di tipo naturalistico, e il recente Parco Archeologico dell'Appia Antica, che invece appunto ha la competenza e la tutela, la valorizzazione della parte più prettamente storica e archeologica. E questo appunto il pannello che qui la mano ci sta indicando, in giallo vediamo proprio la via Appia e in verde invece c'è il territorio dei due parchi che coincide. Allora, possiamo anche andare, insomma, far partire il video e diamo, insomma, due cenni molto veloci proprio sull'Appia. Qui ci fermiamo un attimo perché vediamo un po' quella che era la rete stradale romana con quest'opera di un designer contemporaneo, insomma, un artista che ha riprodotto la mappa delle strade romane come se fosse una carta delle metropolitane di Londra. Però questo ci dà l'idea di quella che era la ramificazione di questa rete stradale importantissima per la Roma antica, sia insomma dai tempi della Repubblica e poi con l'Impero. Mi piaceva sottolineare due cose per quanto riguarda l'Appia, ma per quanto riguarda le strade in generale di epoca romana, due cose che magari insomma potrebbero sfuggire anche a chi è un po' più appassionato di storia e del mondo romano. La prima è che noi oggi immaginiamo le strade come insomma una importantissima rete e uno strumento di comunicazione, di commerci. E questo è vero, ed era vero ovviamente anche all'epoca dei Romani, quindi i centri che erano attraversati e raggiunti dalle strade principali erano sicuramente dei centri che poi potevano aumentare la propria ricchezza, il proprio benessere. Però non dobbiamo mai dimenticare che le strade nascono
e si sviluppano come uno strumento militare. Perché? Perché i romani avevano capito questo segreto importante, che la rapidità dello spostamento delle truppe era un'arma in più fondamentale. E quindi con queste strade, che per l'antichità erano un'innovazione incredibile, perché insomma gli eserciti avversari si spostavano su strade sterrate, che quindi si infangavano, erano molto complicate da percorrere, non solo a cavallo, perché insomma gli eserciti, la cavalleria era una minoranza degli eserciti, il grosso viaggiava a piedi, e poi c'erano i carri che trasportavano tutto quello che serviva agli eserciti, e quindi invece i romani potevano contare, se andiamo avanti vediamo poi adesso mentre un po' pedaliamo sull'Appia, tra poco vedremo anche come erano realizzate queste strade, che erano uno dei tre fattori che secondo gli antichi erano i segni della grandezza dell'impero romano. Quindi non i grandi monumenti, non potremmo pensare noi al Colosseo, i templi. In realtà abbiamo una testimonianza particolare di uno storico di età augustea, quindi siamo primo secolo avanti Cristo, Dionigi di Alicarnasso, che dice che la straordinaria grandezza dell'impero romano si manifesta in tre cose: gli acquedotti, le fognature e le strade lastricate. Perché appunto erano una cosa abbastanza infrequente, però non dobbiamo neanche pensare che tutte le strade dell'impero, tutte le strade di epoca romana, di Roma antica fossero, ecco qui ci fermiamo, tutte le strade di Roma antica fossero pavimentate e lastricate in questo modo. Ovviamente solo le strade più importanti all'interno della città, pochissime erano lastricate, la via Sacra nel Foro e qualche altra strada più importante, e poi c'erano queste consolari che partivano da Roma e, come abbiamo visto prima, raggiungevano ogni regione dell'impero progredendo con le conquiste di Roma, ed erano fatte, ecco, in questo modo, con una stratificazione, in particolare quattro strati di pietrame di diversa pezzatura, di diverso taglio, che ottenevano il duplice scopo di avere una parte superiore con del pietrame molto, molto piccolo, che permetteva di alloggiare le pietre poi su cui invece si camminava e si passava con i carri, cioè i basoli, quindi quelli che conosciamo molto bene, permettevano insomma di essere alloggiati molto, molto bene e di costituire una pavimentazione perfetta su cui poter andare con i carri e poter camminare. E poi questa sovrapposizione appunto di pietrame, vedete, appunto di pezzature diverse, quindi di grandezza diverse, permettevano anche un drenaggio dell'acqua perfetta, per cui le strade non si allagavano ed erano perfettamente percorribili. Allora arriviamo in particolare alla via Appia, possiamo anche a questo punto riandare avanti, intanto ci gustiamo un po' di passeggiata. La via Appia fu realizzata in questo modo, quindi pavimentata verso la fine del IV secolo avanti Cristo, per volere di un magistrato, come era sempre per queste strade, un censore, Appio Claudio Ceco, quindi della nobile famiglia Claudia, che dal suo prenome Appio appunto diede il nome alla via Appia. Andava verso il sud dell'Italia, il sud del Lazio, quindi raggiungeva Terracina con un unico rettilineo incredibile, veramente senza una curva, poi Capua, e poi dopo insomma qualche decennio, intorno al 190 avanti Cristo, la strada arrivò fino a Brindisi, e quindi appunto le strade venivano prolungate man mano proprio seguendo le conquiste di Roma. La via Appia, insomma, sappiamo che chiamata la Regina Viarum, era una delle più importanti dello Stato romano dell'antichità, e sopravvisse all'impero romano, di fatto insomma sappiamo che è ancora usata, ancora utilizzata fino ai giorni nostri, e fu protagonista di alcuni episodi chiave, episodi che sono diventati celebri nella storia di Roma, alcuni più fausti, alcuni un po' più tragici o drammatici. Uno su tutti, che probabilmente conoscerete, è insomma l'episodio del 71 avanti Cristo, quando i ribelli, i 6.000 schiavi che si erano ribellati con Spartaco, furono crocifissi lungo la via Appia. Quindi voi immaginate questa sequenza ininterrotta fino a Capua di 6.000 croci con questi schiavi crocifissi lungo la via. Non so perché ho voluto citarvi questo episodio, che è il più insomma efferato, anche abbastanza crudo come racconto, però ecco, è uno dei tanti momenti e dei tanti episodi della storia di Roma che sono legati alla via Appia.
Allora, io direi a questo punto di cominciare, dopo questa introduzione sulla strada, di cominciare con il nostro tour a tappe, un tour che vuole partire, ecco, l'abbiamo intravista, ma tra poco la vedremo di nuovo, dalle mura e quindi da quella che era la porta Appia, che in realtà non era la prima porta, perché anche qui, insomma, noi romani dobbiamo sempre ricordarci che le mura che vediamo noi ai giorni nostri, quelle che consideriamo le mura della città, in realtà è la seconda cerchia di mura. C'è una prima cerchia che era più piccola, sono le cosiddette mura serviane, perché appunto fatte risalire il re Servio Tullio, anche se sappiamo che in realtà sono più tardi, quindi sono di epoca repubblicana, e quindi la Via Appia usciva dalla città da Porta Capena, che appunto era una delle porte del circuito serviano e che si trovava, diciamo, davanti alla FAO, tanto per capirci, quindi nell'area del Circo Massimo. Quindi la Via Appia partiva da lì, c'era un primo tratto che oggi si trova dentro le mura, quindi dentro le seconde mura che furono poi realizzate invece alla fine del III secolo, e poi abbiamo visto che partiva per il suo tragitto fino al sud del Lazio e poi al sud dell'Italia. Come erano fatte queste mura e in particolare queste porte? Se ci fermiamo un attimo qui, anche qui va bene, questa mi piace molto, mi piace molto questa immagine che ci dà l'idea di come appariva ancora questa parte di città alla fine dell'Ottocento. Vediamo la porta, quella che noi conosciamo come Porta San Sebastiano, ma che in realtà si chiamava Porta Appia, perché le porte avevano il nome della via che le attraversava, e poi nel corso del Medioevo invece assunsero tutte o quasi il nome del martire alla cui sepoltura portavano, quindi Porta Appia, dato che il martire più celebre alla cui tomba portava era San Sebastiano, divenne poi Porta San Sebastiano. Le mura, appunto quelle mura, il circuito murario che noi conosciamo e che vediamo oggi, sono delle mura che furono fatte realizzare per volere dell'imperatore Aureliano intorno al 275 d.C. Fu un'opera straordinaria per l'epoca, anche se, come le vediamo oggi, possiamo anche andare avanti con il video, come le vediamo oggi un po' ci porta fuori strada, perché il circuito originario in realtà era alto, le mura originarie erano alte soltanto circa la metà di quello che vediamo oggi, quindi le mura di Aureliano erano appunto alte circa la metà di quello che vediamo, perché le mura furono poi invece raddoppiate in altezza agli inizi del V secolo per volere, insomma, degli imperatori Onore e Arcadio. Perché questo, dopo poco più di 100 anni, fu necessario raddoppiare l'altezza? Perché nel frattempo le tribù dei barbari si erano un po' evolute, soprattutto nella tecnica della guerra, nella tecnica dell'assedio e dell'assalto alle città. E quindi in fretta e furia, agli inizi del V secolo, le mura furono raddoppiate nella loro altezza, anche con, insomma, alcuni stratagemmi, perché ad esempio si scavò mettendo in luce un po' le fondamenta, quindi si scavò il terreno vicino alle mura abbassando il terreno e in quel modo rialzando un po' le mura, però rendendole anche meno solide, perché appunto le fondazioni furono scoperte in alcuni punti. Però ecco, qui vediamo molto bene il doppio paramento, no? Per cui si vede che una parte sotto, qui sulle porte in realtà il discorso è un po' diverso, ma lungo le mura, se voi camminando lungo le mura di Roma ci buttate un po' l'occhio con un po' di attenzione, noterete che il paramento del muro ha proprio due fasi diverse, anche se è sempre in laterizio, in mattoni, però la cosa un po', la muratura cambia leggermente. C'erano delle porte, molte porte, soprattutto le porte principali, che oltrepassavano le strade principali che uscivano dalla città, e poi c'erano molte torri lungo il circuito murario. Due cose particolari sul circuito murario è un discorso sulla lunghezza, perché non ci si pensa, ma è il più grande monumento di Roma antica, perché le mura erano lunghe circa 19 chilometri, quindi un tracciato enorme, costruito in fretta e furia
per volere dell'imperatore Aureliano, tanto che si riutilizzarono alcuni monumenti che c'erano lungo il suo tracciato. Pensiamo alla piramide di Caio Cestio, pensiamo alla caserma del corpo di guardia imperiale, cioè i Castra Pretoria, che quindi furono inglobati lungo il percorso delle mura, in quel modo risparmiando un po' di tracciato e andando più veloci con la costruzione. L'altra cosa è che, oltre ad essere il monumento, abbiamo detto, più grande, sarebbe meglio dire più lungo della città, è anche il monumento che ha vissuto più a lungo conservando la propria natura, perché noi abbiamo altri edifici che erano dei templi antichi o degli edifici civili che furono trasformati ad esempio in chiese. Pensiamo al Pantheon, tanto per fare un esempio celebre, o alla Curia nel Foro, che furono trasformati in chiese e quindi sono arrivati poi fino ai giorni nostri in questa trasformazione. Le mura in realtà furono utilizzate dal III secolo fino al 1870, cioè fino alla breccia di Porta Pia, conservarono quel assetto e quello scopo difensivo che erano quelle per cui erano nate. E ultima curiosità, e poi anzi, ultime due curiosità. La prima è che le mura furono costruite molto bene, furono mantenute ovviamente nel corso del Medioevo e del Rinascimento, ma ogni volta che Roma subì un assedio, non fu mai, appunto fino alla breccia di Porta Pia, non fu mai perché le mura furono scalfite o si riuscì a irrompere all'interno delle mura, ma sempre perché le porte furono aperte, o corrompendo dei soldati o grazie ad alcuni tradimenti. Quindi in realtà le porte erano state fatte bene, quindi quando ci furono poi alcune invasioni, le razzie, le sappiamo, quelle dei Godi del V secolo, ma anche il sacco del 1527, quello celebre dei Lanzichenecchi, è sempre perché qualche porta fu aperta dall'interno corrompendo i soldati o grazie al tradimento di qualcuno. E l'altra curiosità, invece, andiamo avanti con le immagini. Qui abbiamo insomma qualche evento che abbiamo fatto in passato a Porta San Sebastiano, che oggi è un bellissimo museo, il Museo delle Mura, che è visitabile, e insomma vi consiglio, quando si potrà riandare e i siti riapriranno, di andare a fare una bella visita a questo sito. Ma durante il ventennio fascista, ecco, fermiamoci qui, perché questo mosaico in realtà, che è all'interno delle mura, è proprio sopra la porta, non è un mosaico romano, non è un mosaico originale di epoca romana, ma è un mosaico che fu realizzato alla fine degli anni 30, perché la Porta San Sebastiano fu trasformata in residenza per un gerarca, per il segretario del Partito Nazionale Fascista, Ettore Muti, che visse in questo, appunto, nella porta trasformata in sua residenza tra il 41 e il 43. Quindi questa, insomma, è un'altra curiosità di come, insomma, sappiamo tutto, insomma, i discorsi sul l'utilizzo dei monumenti antichi, della grandezza di Roma antica nella propaganda fascista, insomma, quale importanza ebbe. Sì, Francesco. La porta ci testimonia questo utilizzo. Tra l'altro il progetto di interior design, diciamo, di arredamento della casa del gerarca fascista, il progetto interno fu fatto da Luigi Moretti, che è stato un grande architetto italiano e romano, insomma, quello della palestra del Duce, della casa della Scherma, che fece anche il progetto per la casa all'interno della Porta San Sebastiano. Avevamo una domanda mentre stavi parlando, ci chiedevano dove hai preso l'immagine delle strade romane fatte come, diciamo, la metropolitana. Questa secondo me era una cosa molto interessante, perché anche mi piacerebbe poter dire che l'ho scovato in un testo specialistico, ma su Google si trova facilmente. Okay. Strade romane, fermate metro, e è uno dei primi risultati che esce. Ammetto che molto banalmente l'ho scovata così. Ok, va bene. Allora andiamo avanti con la prossima tappa, che è più veloce, perché spostandoci dalle mura e cominciando a percorrere la Via Appia, ci troviamo sulla sinistra questa strana struttura che è il cosiddetto sepolcro di Geta. Questa torre, che è quella che sembra una torre, con al di sopra vediamo un edificio moderno, quindi con una muratura diversa. E io ho detto che è il cosiddetto sepolcro di Geta, perché come per molti altri monumenti e molti altri edifici, in realtà la denominazione che noi abbiamo è una denominazione
ipotetica, o comunque sono delle attribuzioni che si fanno in base alle fonti antiche, in base ai, ad esempio ai cataloghi regionari, cioè in base a degli elenchi che gli antichi facevano dei luoghi, degli edifici, dei monumenti che si trovavano lungo una via o in un quartiere. Però non è che, a parte quando c'è un'iscrizione, lo vedremo dopo ad esempio con Cecilia Metella, a volte non è che ci rimangono dei nomi o delle targhette che ci dicono cosa fosse in realtà quell'edificio. Però c'è uno scrittore latino, uno storico, che ci dice che il sepolcro di Geta, che è il fratello di Caracalla, è Sparziano che ce lo racconta, ci dice che era lungo la via Appia, tornando a Roma sulla destra prima della porta. E dato che questo è il sepolcro più importante tra quelli che c'è rimasti, l'attribuzione è proprio al fratello di Caracalla, che Caracalla fece uccidere nel 212, perché insomma è una storia che si ripete abbastanza di frequente nella storia romana, cioè gli imperatori sono sempre gelosi dei familiari, dei fratelli, dei nipoti, dei cugini, e quindi spesso cominciano a farne fuori in serie uno alla volta per rimanere al potere. Sì, e quindi Caracalla fece così con il fratello Geta. Tra l'altro, questo episodio è ricordato anche nell'arco di Caracalla, nell'arco di Settimio Severo, scusate, nel Foro, che era il padre di Caracalla, dove nella titolatura sull'arco, quindi l'iscrizione, era ricordato Settimio Severo, che era il padre, Caracalla, che era il figlio maggiore, e poi Geta, che era il fratello. Quando Caracalla arrivò al potere nel 211 e poi uccise il fratello, fece cancellare con un'abrasione proprio, cioè abbassò la superficie dell'arco e fece cancellare il nome del fratello con, insomma, la famosa dannatio memoria. E quindi, insomma, questo è tradizionalmente questa torre, che poi sopra abbiamo detto ha un edificio moderno, un medievale, poi trasformato in abitazione privata, è ancora oggi una proprietà privata. Questa anche è un'altra cosa che secondo me va un po' sottolineata. Non è il primo delle cose, non è l'unico dei monumenti che vedremo oggi, ma lungo la via Appia, anzi nel parco stesso dell'Appia, ricordiamo che la maggior parte è ancora proprietà privata. Quindi spesso pensiamo che un parco così importante e un luogo, quello che è un vero e proprio museo all'aperto di diverse miglia che attraversa il suburbio romano, sia tutto pubblico, mentre in realtà per la maggior parte è proprietà privata. Ed anche il sepolcro di Geta, il cosiddetto sepolcro di Geta, in realtà è una proprietà privata ancora oggi. Quindi comunque abbiamo detto Geta che morì nel 212 dopo Cristo per mano del fratello Caracalla. Quindi, scusa Francesco, quella casetta buffissima che si vede è perché, diciamo, tutto il sepolcro anche all'interno è scavato ed è un'abitazione privata, e hanno fatto, sì, questa sopraelevazione. Sì, in realtà l'abitazione vera e propria è sopra, appunto è lì sopra. Quella è un casaletto, diciamo, una casettina realizzata nel Medioevo, poi ovviamente ristrutturata fino ai giorni nostri. Al momento è un'abitazione privata. Questo fenomeno delle abitazioni o delle costruzioni medievali sopra i sepolcri romani o gli edifici romani è in realtà un fenomeno frequentissimo. Perché? Perché ovviamente, insomma, nel Medioevo avevano perduto qualche conoscenza e qualche facoltà, però non erano proprio così tonti e si erano resi conto benissimo che i romani sapevano costruire bene, e quindi quando era possibile realizzavano sempre le loro strutture sfruttando gli edifici antichi o quel che ne rimaneva come delle fondazioni molto stabili. Io direi che possiamo proseguire, quindi andiamo avanti nella nostra camminata e arriviamo alla chiesa del Bivio, cioè la chiesa famosissima che tutti conoscerete. Eccola qui, la chiesa del Quo Vadis, che insomma, credo nessuno si offenda se diciamo che non è una delle chiese più belle di Roma, però perché abbiamo voluto fare una tappa in questo luogo? Perché è un luogo paradigmatico della storia di Roma nella tarda antichità e poi nell'alto Medioevo. Cioè sono quei luoghi simbolici che nascono e crescono e si accrescono nel corso dei secoli sulla scorta di leggende agiografiche legate ai santi, ai martiri e ovviamente principalmente ai due ritenuti fondatori della Chiesa di Roma, Pietro e Paolo, e poi a tutti i martiri che si susseguono fino al 313, e quindi questi luoghi che nascono sulla scorta appunto di leggende o di episodi
che vengono raccontati e poi vengono messi per iscritto e che vengono tramandati di generazione in generazione e che si legano a dei luoghi particolari. Qui siamo dove l'Appia e l'Ardeatina si biforcavano, o meglio, dove partiva l'Ardeatina dall'Appia, quindi l'Appia andava verso sinistra uscendo dalla città, l'Ardeatina a destra, e secondo la tradizione, secondo uno scritto che entra poi a far parte dei cosiddetti Atti di Pietro del secondo secolo, in questo luogo Pietro, scappando dalla città di Roma, avrebbe incontrato un uomo senza riconoscerlo e gli avrebbe chiesto Domine Quo Vadis, cioè Signore, dove vai? E questa figura, che appunto secondo la leggenda era Cristo stesso, gli avrebbe risposto: vado a Roma per essere crocifisso di nuovo. Quindi Pietro avrebbe capito che la sua missione non era quella di fuggire da Roma, ma di tornare in città, di testimoniare con la sua morte appunto il suo martirio, che sarebbe poi avvenuto probabilmente intorno al 67 o 68 dopo Cristo, e quindi sarebbe tornato indietro. Questa pietra, se ci possiamo fermare un attimo, Laura, qui. Sì. Questo è una pietra particolare, intanto è una copia, non è l'originale. È all'interno di questa piccola chiesa che sorse nel IX secolo d.C., anche se c'era già una cappellina, quindi in realtà è un luogo dove si lega questo culto di Pietro da insomma, diversi secoli prima. È una pietra, in realtà è un ex voto, ci sono impressi due piedi, le impronte di due piedi, ed è appunto la credenza popolare disse che erano le impronte dei piedi di Gesù quando incontrò Pietro in quel luogo. In realtà è uno dei tanti ex voto che venivano fatti, anche gli antichi pagani, gli antichi romani conoscevano gli ex voto, che potevano essere fatti per delle guarigioni o per delle grazie ricevute o anche come per chiedere dei ritorni. In questo caso questo è un ex voto al dio Redicolo, che era la divinità del felice ritorno. Il viaggio, sappiamo, nell'antichità era un'esperienza che poteva diventare complicata, e quindi un viaggiatore, prima di partire per il suo viaggio, ha offerto questo ex voto al dio Redicolo, che poi è stato invece messo in questa chiesa, e appunto questa leggenda è poi rimasta legata alla chiesa. Andando avanti invece, col filmato abbiamo visto, qualcuno forse lo ha già visto, un busto di un autore, eccolo qui, un autore polacco, Henryk Sienkiewicz, che vinse il premio Nobel all'inizio del Novecento proprio per il suo romanzo Quo Vadis, dove uno dei protagonisti del romanzo è proprio Pietro e il suo periodo a Roma, in cui insomma fa proseliti e contribuisce a far nascere e crescere la comunità di Roma. A questo punto risaliamo in bici e ripartiamo. E prima di arrivare alla prossima tappa, eccola qua. Allora, questa è la chiesa di San Sebastiano. Anche qui, spero nessuno si offenderà, insomma, non è una delle chiese più belle e più particolari di Roma. Però perché abbiamo voluto fermarci qui? Intanto perché comunque è un luogo, ecco qui l'iscrizione del Cardinal Borghese, è un luogo che si vede dall'Appia, si vede molto bene, ed è caratterizzante quella parte di agro romano, di campagna e di tracciato della città. Però in questo punto mi piaceva fare un discorso più ampio, quindi scendiamo dalle bici, ci riposiamo un attimo, riprendiamo fiato e parliamo di qualcosa che si trovava prima della basilica, e sono le catacombe di San Sebastiano, anche se poi vedremo dopo che ancora prima delle catacombe c'era qualcos'altro. Ci fermiamo un attimo qui, Laura, se riusciamo, sì. su quel pannello, eccolo qui. Allora, questa è una foto di un pannello che si trova all'interno del sito delle catacombe di San Sebastiano, e l'ho voluto mettere perché ci permette di fare alcuni discorsi su queste catacombe. Intanto, la prima curiosità, il termine catacomba, che poi va ad indicare tutti i luoghi di sepoltura comunitari della Chiesa di Roma, e non solo di Roma, deriva proprio da questo luogo. Gli antichi cristiani non chiamavano le catacombe catacombe, ma li chiamavano cimiteria, al plurale, o cimiterium, perché
perché ovviamente il termine indicava la funzione del luogo. Le catacombe erano dei cimiteri comunitari, e questo ci permette anche di rompere un luogo comune sulle catacombe che ancora fino a pochi anni fa, adesso un pochettino si va scalfendo questa credenza, insomma, questo luogo comune sul fatto che le catacombe servissero ai cristiani per nascondersi durante le persecuzioni. Questa teoria è ormai completamente smentita, anche se nel corso del Medioevo, soprattutto nel corso della Controriforma, è stata molto propugnata, insomma, è stata molto rivenduta come teoria, e quindi si andava a cercare in queste catacombe, vedendo i luoghi appunto dove la Chiesa di Roma si era nascosta durante le persecuzioni. In realtà oggi sappiamo che erano semplici cimiteri. Tra l'altro, ci sono molti, ora qui non apriremo troppe parentesi, però questi cimiteri di proprietà della comunità cristiana erano registrati al catasto. L'autorità imperiale sapeva benissimo dove erano questi cimiteri. Non era proprio una mossa intelligente andarsi a nascondere in un posto che l'imperatore o l'autorità cittadina sapeva che era il luogo della comunità. Oltretutto, alcune persecuzioni, che anche qui, contrariamente a quanto si crede, le persecuzioni cessarono nel 313 d.C., questa anche è cosa abbastanza risaputa, con l'editto di Milano di Costantino e di Cinio. In realtà non è che fino al 313 ci fu una persecuzione estesa e continua. Tendenzialmente i cristiani vivevano abbastanza tranquillamente a Roma e nell'impero. C'erano alcuni periodi e soprattutto alcuni imperatori che in realtà ordinarono delle persecuzioni molto violente, però molto concentrate sia nel tempo che nello spazio. In particolare alla metà del III secolo, le più violente furono quelle di Decio, di Valeriano e di Gallieno tra il 256 e il 258, e poi l'ultima violentissima di Diocleziano agli inizi del IV secolo, 301-303 d.C. Perché dico questo? Perché le persecuzioni ci furono e ovviamente causarono la morte di tantissimi cristiani della comunità, che poi venivano sepolti nelle catacombe. Ma appunto le catacombe erano semplicemente dei cimiteri collettivi che la Chiesa, la comunità di Roma cominciò a realizzare e a volere, pensando di dare una sepoltura a tutti i fratelli, a tutti i confratelli. Quindi appartenere alla comunità assicurava una sepoltura dignitosa a tutti, e anche con la volontà di creare degli spazi riservati ai cristiani. All'inizio i cristiani erano sepolti nei cimiteri pagani, nei comuni cimiteri di Roma, è il caso ad esempio di San Pietro, ma anche San Paolo, quindi San Pietro al Vaticano, San Paolo all'Ostiense, sono sepolti in necropoli pagane. Pian piano, partendo da un'area vicino a questa di San Sebastiano, quella di San Callisto, che è il primo cimitero comunitario di Roma, quindi alla fine del II secolo, inizi III secolo d.C., la comunità comincia a crearsi dei propri cimiteri, e lo fa a volte partendo da aree cimiteriali pagane o private. Ad esempio, se possiamo andare avanti, Laura, un po' con le altre immagini, anche la catacomba di San Sebastiano, che il termine catacomba, abbiamo detto, deriva da qui, perché prima c'era una cava di pozzolana, quindi una cavità, una depressione, e che era indicata con il termine ad catacumbas, cioè presso la cavità. Quindi questo cimitero di San Sebastiano, che era presso la cavità, cioè presso la cava, il termine, ecco qui, questi sono tre sepolcri pagani. Questa è la cosiddetta necropoli della Piazzola, che si trova sotto la Basilica di San Sebastiano, ed è un nucleo di sepolture molto ricche, molto belle. Se non sbaglio, ho messo un'altra immagine della decorazione interna di un... possiamo anche mandarle, Laura, le immagini tranquillamente, senza fermarci. Quindi c'era una necropoli pagana su cui poi si impostò una necropoli pagana con una cava di pozzolana. E sulla necropoli, poi, ecco, questo è l'interno, vedete, una bellissima decorazione affrescata con
degli spazi, gli arcosoli, quindi gli spazi per delle sepolture, per gli inumati, e anche degli spazi invece per le nicchie che contenevano le ceneri. Quindi una piccola necropoli, una media necropoli pagana, su cui poi, che fu invece in parte riutilizzata dalle catacombe. Eccole qui, questo è proprio il corridoio classico del cimitero delle catacombe, con questa sequenza infinita di sepolture indifferenziate. All'inizio le tombe sono i cosiddetti queste semplici aperture nella parete, poi piano piano arriveranno anche delle sepolture differenziate, e quindi insomma i più ricchi della comunità o alcuni nuclei familiari cominciano a volere degli spazi propri, e quindi nascono i cubicoli, che sono come delle piccole cappelle di famiglia, e poi nascono invece degli spazi più grandi attorno alle tombe dei martiri. Allora, in realtà ci siamo fermati sulla Basilica di San Sebastiano, che appunto è una basilica che sorge laddove in epoca costantiniana si creò quindi siamo nel IV secolo dopo Cristo, si creò una grandissima basilica cosiddetta circiforme. Sono quelle basiliche di epoca costantiniana, quindi di IV secolo, fatte da Costantino direttamente o dai familiari sulle tombe dei martiri più venerati a Roma, che avevano la forma di un circo. E poi nel corso del Medioevo tutte o quasi tutte vennero trasformate poi in basiliche classiche. Questo è uno dei luoghi più importanti della catacomba di San Sebastiano. La catacomba, appunto, che all'inizio si chiama semplicemente Ad Catacumbas, quindi indifferenziato, poi nel corso del Medioevo sarà identificata con il nome di questo martire, che era uno dei martiri più importanti qui sepolto, un martire della persecuzione di Diocleziano, quindi agli inizi del IV secolo. Però le catacombe di San Sebastiano ha questo luogo molto particolare che è chiamato Cripta dei Papi, ed è una stanza, quindi è uno di questi primi ambienti che si differenzia dai normali corridoi indifferenziati, dove vennero sepolti quasi tutti i vescovi di Roma del III secolo dopo Cristo. Quindi ad un certo punto, quindi in qualche modo era un luogo evidentemente legato alla gerarchia ecclesiastica, ed è in questo luogo che fu martirizzato anche uno di questi vescovi di III secolo, Papa Sisto II, il 6 agosto del 258, fu ucciso proprio in catacomba mentre celebrava una celebrazione eucaristica. Però ecco, è un luogo molto particolare, molto affascinante, con una decorazione marmorea importante, molto ricca, e le lapidi di questi primi papi, Ponziano, Anteros, e quindi anche insomma nomi greci, ma qui si aprirebbero mille altri discorsi sulla gerarchia ecclesiastica di III secolo che non abbiamo tempo di fare perché le bici ci aspettano, quindi direi di riuscire dalla catacomba, torniamo in superficie, perché abbiamo un nucleo molto importante di questa parte dell'Appia. Siamo velocissimi noi in bici? Adesso sì. Esatto. Abbiamo una grande velocità e in pochi secondi arriviamo dalla Basilica di San Sebastiano, ecco qui, ad un luogo che io per mia esperienza dico che è uno dei più sconosciuti ai romani stessi, anche ai romani che abitano nella zona. Io abito abbastanza vicino al complesso di Massenzio, sull'Appia, non abito sull'Appia Antica, abito al quartiere Tuscolano, però insomma posso dire che chi abita in quei quartieri sono pochissimi le persone. Fermiamoci qua, questa mi piace molto. Okay. Vediamo se riusciamo a recuperarla. No, un poco prima, sì, Laura, sì. Scusa, sulla... Ok. Qua? O l'immagine? No, sulla foto aerea. Aspetta, ecco qui. Allora, questo è il cosiddetto complesso di Massenzio, non il cosiddetto, è il complesso di Massenzio. Sulla sinistra vediamo l'Appia Antica, e siamo orientati, diciamo, la Roma è in alto, quindi in questa immagine diciamo è verso dove è la scritta Appia 5 MP4, e questa grigia, esatto, è l'Appia. Dove era il cursore? Scusa, sali, Laura, sali, scusami, sali ancora. Ok, lì c'è San Sebastiano. Lì c'è la Basilica di San Sebastiano, andando poco avanti c'è il complesso di Massenzio.
che è un complesso strutturato in un grande recinto, questo quadrato che vediamo, questo rettangolo che vediamo qui a sinistra, con una struttura circolare al centro, quello è un mausoleo di famiglia. E a destra, dove ci sono gli alberi, ci sono ancora i resti della villa vera e propria di Massenzio, anche era in realtà una villa precedente, poi trasformata e riutilizzata da Massenzio, e poi c'è questo enorme circo che era un circo appunto vero e proprio, che è l'unico circo dell'antica Roma che ci è sopravvissuto in tutte le sue parti funzionali, e quindi è un luogo straordinario che purtroppo devo dire insomma abbastanza sconosciuto ai romani, un po' trascurato, ma che in realtà è un luogo meraviglioso. E quindi il secondo invito, quando i siti riapriranno, qui tra l'altro la sovrintendenza comunale sta lavorando da molti anni con dei restauri, con delle interventi importanti proprio per permettere la visita anche della villa che non era visitabile e una fruizione migliore del circo. Chi era Massenzio? In che periodo siamo? L'abbiamo già nominato prima con Costantino, siamo agli inizi del IV secolo. Ecco qui, guardate queste torri meravigliose che sono sul lato corto del circo e che erano le estremità dei carceres, cioè delle gabbie, degli ambienti da cui partivano i carri, i cavalli con le bighe per fare le corse nel circo. Dicevamo, siamo agli inizi del IV secolo, Massenzio è uno dei tanti personaggi che si contendono il predominio sull'impero, diciamo che la tetrarchia che si cerca di far funzionare da qualche decennio non ha grandissimi risultati, quindi i tetrarchi e poi i loro figli, i loro nipoti cominciano a litigare e a contendersi l'impero, ed è quello che accadrà tra Massenzio e Costantino. Massenzio stava già a Roma da qualche anno ed aveva avuto modo di lavorare e di operare in questa parte dell'Appia, creando questa enorme proprietà. Una proprietà che abbiamo, qui c'è un omaggio ad Alberto Sordi ed è una scena del Marchese del Grillo che è proprio all'interno, guardate che meraviglia le strutture di questo circo, che sono ancora visitabili. E insomma si ammira proprio tutta ancora le murature del circo con la spina centrale dove erano gli obelischi e attorno alla quale i carri giravano e correvano. E, dicevamo, Massenzio è a Roma e entra in possesso di questa proprietà, che era una proprietà, abbiamo detto, dove c'era una villa, una residenza già di qualche secolo precedente, poi era diventata proprietà di Erode Attico, un personaggio, un greco che era arrivato a Roma, un intellettuale, un uomo molto colto che era diventato addirittura precettore dei figli dell'imperatore, Antonino Pio, quindi era stato il precettore di Marco Aurelio e Lucio Vero a Roma, e anche lui era entrato in possesso di un'enorme proprietà sull'Appia, quello che è conosciuto come il Pago Triopio, cioè il Triopio di Erode Attico. Dopodiché questa proprietà, una parte di questa proprietà diventa di Massenzio, che decide qui di costruire la celebrazione, la propria celebrazione di se stesso e della sua famiglia. E quindi alla moda dei sovrani ellenistici immagina una propria residenza, e quindi la villa di Massenzio che era sul poggio, e poi questa struttura, questo diciamo doppia struttura del mausoleo familiare con un edificio per gli spettacoli, quindi un circo, che appunto era un po' si inseriva nella moda dei sovrani ellenistici, per cui il mausoleo di famiglia, che era un mausoleo ovviamente importantissimo, molto, molto ricco, molto grande, poi si affiancava sempre ad un edificio per spettacoli. Nel mausoleo di famiglia in realtà fu sepolto il solo figlio di Massenzio, Romolo, che morì prima del padre, ma Massenzio stesso non ebbe modo di godersi molto questa villa e queste strutture. Probabilmente addirittura il circo lui non lo utilizzò mai, perché morì ancora prima che fosse completato. Massenzio morì
nella famosa battaglia di Ponte Milvio del 28 ottobre del 312, e poi questa proprietà divenne proprietà dell'imperatore, quindi poi di Costantino e dei successori, e poi all'inizio del Medioevo, diciamo in età tarda antica, e poi nel Medioevo entrò a far parte del patrimonio Mappie, che era una grande proprietà della chiesa di Roma. Questo è l'interno del mausoleo, quell'immagine che abbiamo visto velocemente, e il patrimonio Mappie che è citato nelle fonti già all'epoca di Gregorio Magno, quindi Gregorio Magno è papa tra il 590 e il 604 d.C., quindi questa trasformazione e questo ingresso nella proprietà del papa, diciamo del vescovo di Roma, è abbastanza precoce. Risaliamo al bici, Laura, che dici? Andiamo avanti. Perché il tempo scorre, quindi ci mancano ancora parecchie tappe, e quindi la prossima dove arriviamo? Direi che ci fermiamo a Cecilia Metella, se sei d'accordo. Ah, sì. Faremo una tappa qui abbastanza veloce, perché con Cecilia Metella tocchiamo alcuni... Ci fermiamo un attimo qui? Sì. Con Cecilia Metella tocchiamo, insomma, in realtà riprendiamo alcuni discorsi già fatti. Quindi questa sequenza di tombe che si trovano lungo la via Appia è un fenomeno abbastanza frequente lungo le vie consolari, lungo le vie più importanti, e questo non l'abbiamo detto all'inizio, ma è bene invece sottolinearlo. Gli antichi cercavano sempre per le proprie tombe uno spazio vicino alle vie più frequentate. Perché? Perché credevano che la propria anima sopravvivesse finché c'era qualcuno che ricordava quella persona, e il ricordo poteva essere anche semplicemente leggere il proprio nome, e quindi le iscrizioni funerarie che appunto nominavano il defunto che era sepolto all'interno di quelle tombe, di quei sepolcri, il racconto, magari un breve racconto della vita di quei defunti, delle statue, dei rilievi che catturavano l'attenzione del viandante che camminava lungo la via, avevano tutte lo scopo di farsi nominare. Quindi il defunto voleva essere nominato, e quindi dei sepolcri che colpivano per la maestosità, per la ricchezza della decorazione, in realtà avevano proprio questo scopo, oltre ovviamente, ed è il caso di questo enorme sepolcro davanti a cui ci troviamo, celebrare la ricchezza della famiglia, perché non sfugge e non deve sfuggire che questi mausolei così ricchi e così grandi sono innanzitutto delle ostentazioni di ricchezza da parte delle famiglie. Allora, il mausoleo di Cecilia Metella è un mausoleo di epoca augustea che celebra non una ma due famiglie, perché Cecilia Metella è una nobile aristocratica di una gens antichissima. Il padre era Cecilio Metello Cretico, che era stato in Francia, in Gallia, con Cesare, quindi aveva partecipato alle grandi conquiste di Cesare in Gallia, e poi aveva conquistato Creta, e infatti il suo nome poi divenne Quinto Cecilio Metello Cretico. Ma Cecilia Metella, eccola qui l'iscrizione che ce la ricorda, fermiamoci un attimo qui, Laura, grazie, proprio così, perfetto, perfetto così. Cecilia Metella in realtà era figlia, quindi era un'aristocratica figlia di una delle più nobili famiglie di Roma dell'epoca, e va in sposa al figlio di Crasso. Crasso è uno dei tre triumviri che, insomma, con Cesare Pompeo e Crasso, credo che è un trinomio che ricordiamo tutti dagli studi o comunque insomma dagli anni della scuola. Il figlio di Crasso sposa Cecilia Metella, quindi questo mausoleo enorme con questa decorazione, questo rivestimento in lastre di travertino, anche la parte bassa era tutta rivestita in lastre di travertino, deve celebrare queste due famiglie. È talmente vero che il mausoleo celebra più le famiglie che non Cecilia Metella, che se guardate qui a sinistra, se vai poco, se puoi mettere play un attimo e poi rimettiamo subito in pausa. Ecco qui, ferma così. Perfetto, perfetto così. Sopra l'iscrizione c'è una decorazione con ghirlande e bucrani. I bucrani sono i teschi dei bovini,
e sono un'allusione ai riti funerari, e quindi in una tomba sono perfette, perché cosa meglio di bucrani e ghirlande su una tomba. Però questa teoria di ghirlande e di bucrani è interrotta, lo vediamo qui al centro, da un insieme un po' strano. Sotto c'è un prigioniero che si vede poco, c'è un prigioniero accasciato con le mani dietro la schiena, legate. Sopra il prigioniero ci sono delle armi, ci sono degli scudi e c'è un'armatura, è un'allusione alle cataste di armi, che erano il simbolo, il riferimento, insieme allo schiavo ovviamente legato, delle campagne militari. Ma sulla tomba di una donna una decorazione del genere non ha proprio senso. Perché? Perché questo mausoleo in realtà appunto non deve celebrare Cecilia Metella, deve celebrare le due famiglie. Una è quella d'origine, una è la famiglia in cui lei entra, quella di Grasso, e il mausoleo deve dire a tutti i viandanti, a tutti quelli che passano sull'Appia, a tutti i romani, che queste due famiglie sono ormai unite politicamente, ovviamente socialmente, e Cecilia Metella rappresenta quest'unione di due delle famiglie più ricche e potenti di Roma. Il mausoleo di Cecilia Metella divenne poi parte, tra il 200 e il 300, di una struttura importantissima che sorse qui, che era il Castrum Caetani. Andiamo avanti con il filmato e ci fermiamo tra poco, perché sfruttando il mausoleo come un angolo, come un bastione di una fortezza, la famiglia dei Caetani, che in quegli anni diede anche un papa alla chiesa, Bonifacio VIII, celeberrimo, realizzò in questo punto dell'Appia un castello vero e proprio, fermiamoci qui, perfetto, facendo divenire addirittura questo tratto dell'Appia una proprietà privata. Cioè di fatto l'Appia attraversa il castrum, vediamo qui accanto al mausoleo, sulla sinistra c'è un arco, questa è una stampa di Piranesi, quindi insomma siamo molto più in là, vediamo che Piranesi nel 700 rappresenta ancora l'arco che oltrepassava l'Appia e attraverso cui l'Appia poteva entrare nel castrum. Il castrum era un borgo fortificato, andiamo anche avanti con il filmato, un borgo fortificato, ecco qua, qui abbiamo una bella ricostruzione, anche questa la trovate facilmente su internet, fu realizzata qualche anno fa per un festival sull'Appia, e questa invece è la parte vista, anche qui va bene, questa è una parte vista da dietro, quindi quel che rimane, vediamo bene sulla destra il mausoleo con parte di questo castrum e in particolare la muratura qui del palazzo signorile vero e proprio, questo palazzo che era su tre piani al piano terra, quindi siamo agli inizi del 300, un pieno periodo di lotte nobiliari tra le famiglie romane, lotte per il predominio in città e anche per il predominio della campagna, il controllo, la proprietà e il controllo della campagna attorno a Roma, si costruisce questo palazzo nobiliare appunto con tre livelli, il livello inferiore, il livello di servizio, il primo piano invece quello nobile, lo vediamo dalle finestre, guardate che bella differenza, eccole qui. Quindi al piano terra, qui non ci sono finestre, ci sono solo bocche di lupo, perché ovviamente rendevano il palazzo meno facilmente espugnabile, il piano nobile con queste belle bifore in marmo, e il sottotetto che era ancora un piano, diciamo, per la servitù, piano di servizio. Agli inizi del 300 era proprietà dei Caetani, poi passò di famiglia in famiglia, ovviamente nel borgo c'era anche una chiesa, la chiesa di San Nicola, che non poteva mancare, e poi alla fine divenne proprietà dei Torlonia, ma tutta questa zona era conosciuta come Capo di Bove. Perché Capo di Bove? Per quei teschi di bovini che erano sulla decorazione del mausoleo di Cecilia Metella. E Capo di Bove è un nome che ritroveremo nella prossima tappa, per cui risaliamo, rinforchiamo le bici e andiamo avanti. Eccoci qui. Allora, mi raccomando, attenzione ai basoli che con la bici sono un po' scomodi. Sì, invece il viaggio.
No, però ci sono i vialetti laterali che a volte però sono difficili da percorrere. Sì, bisogna scavalcare le crepidini, che sono quelle pietre messe di traverso e che delimitavano il marciapiede dalla via Carrabile, che era una via a doppio senso. Questo non l'ho detto all'inizio, ma ricordiamolo, l'Appia ovviamente permetteva lo scorrimento dei carri su due sensi, quindi era ovviamente molto frequentata e molto frequentabile. Eccoci qui. Allora, questa è la cosiddetta Torre di Capodibove ed è diciamo parte di davanti ad un complesso cosiddetto complesso di Capodibove. Questa torre in particolare è importante, c'è questa iscrizione che ce lo ricorda, perché fu utilizzata da padre Angelo Secchi alla metà dell'Ottocento. Angelo Secchi fu un uomo di scienza importantissimo per l'Italia, fu insomma un astronomo, a lui si deve tra l'altro una importante formulazione della teoria per cui era possibile capire alla metà dell'Ottocento, capire la struttura delle stelle attraverso insomma la luce che emettevano, ma si occupò anche di geografia e in particolare di geodetica, cioè lui si adoperò per migliorare la possibilità di disegnare delle mappe cartografiche e geografiche più affidabili possibile. Quindi si costruì una rete di riferimenti lungo l'Appia, che essendo un rettifilo permetteva di traguardare un punto a una grande distanza uno dall'altro, e il punto precedente era proprio su Cecilia Metella, dove c'è una piccola torretta che fu utilizzata per la rete, e qui anche questo era un punto di questa rete geodetica che padre Secchi costruì nell'Appia, sul lungo l'Appia alla metà dell'Ottocento. Davanti alla torre però, andiamo avanti con il filmato, lasciamolo andare, perché arrivano delle immagini invece di una proprietà importantissima, il complesso di Capodibove. Siamo al quarto miglio della via Appia, è un'area verde di quasi 9.000 metri quadrati. Perché è importante? Perché lo citiamo come un esempio virtuoso da parte dello Stato di recupero di un bene diventato privato che invece viene riacquisito da parte dello Stato. È quello che è accaduto nel 2002 con questo complesso di Capodibove, che era una proprietà privata con una residenza insomma lussuosa, un casaletto. Eccolo qui, questo in realtà è lo scavo nel giardino, ma nel 2002 il proprietario di questa residenza mise in vendita il casale e tutta la proprietà, e il MIBACT esercitò il diritto di prelazione che per legge sui beni vincolati anche di proprietà privata lo Stato può esercitare. Qui è stato fatto, e insomma, mi piace ricordare una bella operazione da parte di Rita Paris, che era all'epoca sovrintendente di questa parte di Roma, e quindi adesso è una proprietà pubblica ed anzi è una delle sedi del parco archeologico. Eccolo qui, questo è il casale, che appunto era una villa privata che adesso ospita al piano terra delle mostre temporanee e ai piani superiori l'archivio Cederna. Antonio Cederna è stato un grande intellettuale del Novecento, ed è a lui e alle sue battaglie che si deve diciamo la fortuna dell'Appia, e se oggi abbiamo un parco e una parte di agro-romano ancora così conservato e sopravvissuto, lo dobbiamo soprattutto alle sue battaglie. O quantomeno ad un movimento che si creò attorno a lui dalla metà del Novecento, che portò poi alla creazione di un parco lungo l'Appia Antica. Dopo che il MIBACT entrò in possesso di questa proprietà, furono fatti degli scavi in quello che era il cortile e fu trovato questo insomma incredibile impianto termale pertinente ad una a delle strutture di epoca romana, un impianto termale della metà del secondo secolo d.C. Che conserva ancora il sistema di riscaldamento degli ambienti e appunto permette di ricostruire tutta la struttura di questo insomma non direi neanche piccolo impianto termale. Se andiamo avanti con le immagini, vediamo, ce n'era
c'è una foto in cui si vedono un po' meglio il sistema di riscaldamento, dovrebbe essere la prossima. Eccola qui, se possiamo mettere in pausa un attimo. Ok, vedete in questo ambiente qui al centro, non quello con il mosaico sulla sinistra, esatto, esattamente lì dove è il cursore, grazie Laura, ci sono delle piccole colonnine. Quelle colonnine in realtà erano colonnine che creano un intercapedine al di sotto del pavimento delle stanze e che permettono di riscaldare gli ambienti. Quindi gli ambienti caldi, appunto il calidarium ma anche il tepidarium, erano scaldati attraverso questi sistemi, di queste intercapedini con queste colonnine chiamate sospensure, che creavano una parte di vuoto dove venivano bruciati legname, ma anche insomma. Rifiuti, immondizie. Io direi che devo andare velocemente all'ultima tappa. Sì. Possiamo, vediamo i filmati, gli altri li vediamo velocemente. Fagli andare, ma li fusco e ci spendiamo 30 secondi, ma solo per fare un discorso su quello che avvenne nell'Appia. Questo è il 9. Ok. Francesco, ti metto il filmato numero 8? Abbiamo perso Francesco. Ci sono? No, ci sono. Ah, ok, ok. Ti rimetto il numero 8 perché qui siamo all'ultimo. Ok, vediamo un attimo l'8, se possiamo. Sì. No, ti ho perso per qualche secondo. Eccolo qua, eccolo qui. Lascia così. Tra poco arriveremo ad una struttura molto particolare, mentre lungo l'Appia continuiamo a vedere resti di sepolcri, perché abbiamo. E di commercio, ma nell'Ottocento una persona che si occupa molto dell'Appia, che è Luigi Canina. Ogni tanto insomma, venivano fatte delle scelte un po' particolari, per cui si ricostruivano. Allora, tanto stiamo passando davanti ai sepolcri, i cosiddetti sepolcri degli Orazzi e dei Curiazzi, che sono dei tumuli, in realtà sono sepolcri molto successivi a quello che è l'episodio mitico del combattimento tra Orazzi e Curiazzi che sarebbe avvenuto in epoca regia. Eccolo qui, ci fermiamo qui. Questo è il cosiddetto sepolcro di Ilaro Fusco, ma ve lo mostro soltanto per un motivo, perché impariate che quando camminate lungo l'Appia non sempre quello che vedete è così come erano nell'antichità i monumenti, le tombe e le varie strutture. Questo in realtà è un grande puzzle realizzato da Canina alla metà dell'Ottocento, fondendo insieme resti di varie strutture, quindi dei resti rinvenuti nei paraggi, mettendo insieme insomma, quindi pezzi di edifici diversi, ricostruendo quello che poteva essere il prospetto di un mausoleo familiare, ma in realtà appunto sono tutti pezzi e resti da strutture diverse. È detto il mausoleo di Ilaro Fusco perché Canina mise sulla sommità del timpano di questa struttura triangolare un'iscrizione che parlava di Ilaro Fusco e che purtroppo è sparita negli anni 90, fu trafugata e rubata. Però ecco, questo che vedete in realtà non è... È un insieme di pezzi antichi, ma non è un mausoleo o i resti di un mausoleo antico. Andiamo all'ultima tappa. Perfetto. Laura, sono andato un po' lungo, ma ancora qualche minuto di pazienza ai nostri ciclisti che ci stanno seguendo. Poi arriviamo insomma a uno dei pezzi forti. Dulcis in fundo. quella che era una delle ville più ricche, più sontuose del suburbio di Roma, siamo al Quinto Miglio, fermiamoci un attimo qui, siamo al Quinto Miglio della via Appia e abbiamo una residenza, ho detto, è il più grande complesso residenziale del suburbio romano. Era una villa aristocratica di due fratelli del secondo secolo d.C., lo sappiamo perché abbiamo qui, sì, siamo stati fortunati, o almeno
sono stati fortunati quelli che hanno scavato la villa, perché come a volte capita sono state rinvenute delle tubature, delle condotte, delle cosiddette fistule, con il nome di questi due fratelli, cioè Sestio Quintilio Condiano e Sestio Quintilio Valerio Massimo. Due fratelli che sappiamo furono consoli nel 151 d.C., quindi se non ce lo dicessero la ricchezza delle strutture sapremmo comunque che facevano parte dell'aristocrazia più alta di Roma, perché appunto furono consoli insieme, quindi della stessa famiglia, due consoli nello stesso anno, e che però evidentemente realizzarono una villa troppo bella e troppo ricca, per cui l'imperatore Commodo intorno al 182-183 li accusò di congiura nei propri confronti, li fece uccidere e confiscò tutti i loro averi, tra cui questa splendida villa che era enorme, che affacciava proprio sull'Appia, con un ingresso scenografico impressionante. Lo vedremo adesso andando avanti, e ti chiederò di fermarci sulla foto aerea. Okay. Intanto qui vediamo, insomma, ecco qui, ci fermiamo un attimo e direi che possiamo chiudere qui. Abbiamo sulla sinistra sempre l'Appia antica, esatto, quindi sempre Roma in alto, stiamo continuando ad uscire, e vedete che qui e proprio sull'Appia c'è una struttura semicircolare, esattamente, era questo ingresso monumentale e ricco alla villa, perché l'ingresso ovviamente era sull'Appia antica, anche se oggi in realtà si entra al sito dall'Appia moderna, ed era un ninfeo che rappresentava questo ingresso ricchissimo e monumentale alla proprietà. Dietro al ninfeo c'era un giardino ippodromo, quindi un'enorme struttura, guardate quante, esatto, tutta questa struttura lunga, esattamente, è questo giardino ippodromo che portava poi alla parte residenziale vera e propria, che aveva un impianto termale monumentale, quelle grandi strutture che abbiamo visto prima, eccole là, che si vedono molto bene dall'Appia Nuova, sono proprio le strutture dell'impianto termale, che era insomma un impianto che non faceva invidia alle terme pubbliche di Roma, e poi questa, diciamo, l'ultima chicca con cui chiudiamo, ed è un invito, ho scelto appositamente di non mostrare foto delle decorazioni e dettagli e particolari della Villa dei Quintili, perché mi faceva piacere che rimanesse a chi ci ha seguito in questa passeggiata la voglia di andarla a vedere, perché insomma, romani appassionati di storia, di arte, di archeologia, che non hanno visto la Villa dei Quintili non possono esserci, e quindi chiudiamo con questo invito. Vi dicevo, la chicca qual è? Intanto che, come è capitato anche per Capo di Bove, anche accanto, adesso fa parte dello stesso complesso, quindi si accede anche a quello, c'è un casale che è stato acquisito sempre qualche anno fa, il casale di Santa Maria Nova, accanto al quale degli scavi recenti hanno portato in luce degli ambienti, delle strutture che erano sempre pertinenti della villa, con dei bellissimi mosaici che riproducono degli combattimenti tra gladiatori, molto dettagliati, molto ricchi, molto belli. E scavi recenti nella Villa dei Quintili hanno portato alla luce anche una cantina con una sorta di enoteca. Quindi sappiamo che i fratelli, i Quintili, e poi l'imperatore che entrò in possesso, abbiamo visto come e quando, della villa, che divenne poi proprietà imperiale, quindi non solo di Commodo, ma di tutti gli imperatori che vennero dopo di lui, e potevano anche, insomma, giovarsi di una cantina, di un'enoteca dove conservare e consumare il vino, che sappiamo era uno dei piaceri del palato preferiti dagli aristocratici, ma insomma, anche dai poveri di Roma antica. Io siamo andati leggermente lunghi, mi dispiace, ma spero che sia stata una passeggiata, anzi una pedalata piacevole per tutti.
Perfetto, grazie Francesco, ti ringraziamo, l'invito è quello, diciamo ancora potremmo andare a fare la pedalata e quando riapriranno questi siti meravigliosi, tra l'altro alla Villa dei Quintili l'anno scorso facemmo una visita con un archeologo che aveva curato gli scavi ed è un posto meraviglioso che anch'io non conoscevo, quindi sono rimasta veramente, ero tra quelli che non era andata, sono rimasta veramente a bocca aperta. Quindi ti ringrazio, insomma, veramente per queste suggestioni che ci hai dato. Io vi ricordo i prossimi appuntamenti di Viaggi nei Paraggi. Viaggi nei Paraggi è un evento organizzato, come vi dicevo, da Open City Roma e inserito nel programma di Roma Rama. E la prossima settimana avremo un programma molto denso. Mercoledì andremo sempre antico viaggiare e scopriremo i porti di Roma grazie a una collaborazione con la Soprintendenza Speciale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio e la Fondazione Primoli. E poi giovedì faremo un tour molto speciale che si chiama Artiste Viaggiatrici, dove appunto l'Accademia di Francia, l'Istituto Svizzero e l'Accademia di Danimarca ci racconteranno tre figure femminili che sono state di artisti e viaggiatrici che hanno vissuto Roma. E concludiamo sabato prossimo con il safari urbano alla ricerca degli animali di pietra di Roma e domenica 22 invece viaggeremo per le stazioni di posta, che erano i luoghi dove anche, diciamo, i viaggiatori si riposavano dopo, insomma, le fatiche del viaggio. Io vi saluto e insomma, per il programma completo potete andare su www.viaggineiparaggi.it. Buona serata e alla prossima. Buona serata.